Siamo con mister Michele Treia, allenatore della Gymnastic Studio Fondi, neopromossa in Serie B, ma nonostante è una matricola, questa società vuole stupire anche in un campionato nazionale. Mister, siamo a 3 giorni dalla prima giornata, quali sono le sue emozioni, le sue impressioni e anche le sue previsioni in vista di questo esordio? Allora, emozioni poche. Per quanto riguarda il resto, noi ci siamo preparati duramente per un mese, per più di un mese, e sembra che fili tutto liscio. La cosa che è più importante in questo periodo è trovare l'amalgama tra i vari giocatori, visto che comunque siamo tutti nuovi, e però solo lavorando riusciremo ad arrivare ad essere pronti per il resto del campionato. Diciamo che sicuramente le prime partite saranno piene di difficoltà e la vera ginnastica uscirà fuori, penso, dopo un mese e mezzo. Bene, quindi la sua previsione è quella comunque di una stagione in crescendo, no, per la sua squadra, come ha detto lei, tanti giocatori nuovi, un gioco da trovare. Prima di parlare dell'avversario del primo turno, quello che volevo chiederle è appunto questo. In prospettiva, magari non adesso, come ha detto lei, tra un mese e mezzo, quale può essere la dimensione di questa squadra nel campionato, nel girone E di Serie B? Allora, la dimensione di classifica è difficile da capire ora, perché comunque il valore delle squadre solo il campo dirà qual è. Per il resto noi siamo sicuri che riusciremo a creare un gioco che ci porterà comunque ad essere organizzati, a puntare alla vittoria di partita in partita. Poi, se non ci riusciamo, significa che gli avversari saranno stati più bravi, ma solo per quel motivo, perché comunque l'obiettivo nostro è quello di cercare sempre la vittoria, ma soprattutto di dare il massimo per questa società, che sappiamo comunque quest'anno vive una situazione particolare, in quanto è il primo anno di nazionale, e quindi ha grosse aspettative su tutti quanti noi, e noi cercheremo di non tradirle. Benissimo, e invece veniamo all'avversario di sabato, il Venafro, che si presenterà qui a Fondi sicuramente con l'intenzione di ben figurare, come spesso accade quando si incontra una squadra piena di giocatori stranieri, tecnici. Diciamo che gli italiani delle altre squadre sono sempre portati a dare qualcosa in più, cosa che avete sperimentato l'anno scorso già in Serie C1. Cosa si aspetta da questa gara, mister? E noi ci aspettiamo sicuramente un Venafro agguerrito. Il Venafro è una squadra fatta soprattutto di ragazzi locali, quindi che giocano insieme da tanto tempo, quindi questa sarà la loro forza, quindi una squadra compatta che cercherà di lottare su ogni pallone. Ma noi, pur essendo diversi da loro, tra virgolette, nel senso che abbiamo dei ragazzi stranieri e nuovi, cercheremo di fare la stessa cosa, cioè lotteremo su ogni pallone cercando poi alla fine di vincere la partita. Grazie mille mister, conoscendo il grande peso che lei attribuisce alla scaramanzia, non diciamo nulla, un semplice in bocca al lupo per la stagione che sta per iniziare. Credi.